Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, nuova settimana e quindi un nuovo appuntamento della nostra rubrica Nutrizione e Benessere. Questa settimana parleremo di una condizione molto frequente, quella dell'anemia sideropenica, ovvero l'anemia da carenza di ferro. Ovviamente andremo ad analizzare l'aspetto che più ci interessa, cioè quello dell'alimentazione. Prima però parliamo un po' del ferro, che è un elemento sicuramente molto presente nel nostro organismo, implicato in numerose funzioni cellulari, a partire dall'emoglobina, dove consente ai globuli rossi il trasporto dell'ossigeno, ma anche nella formazione della mioglobina ed è coinvolto anche nella mielina. Viene depositato a livello dell'organismo soprattutto nel fegato, nella milza e nel midollo osseo. Un elemento quindi importante, come dicevamo, e che la cui carenza può dare numerose problematiche. Quali sono i soggetti più a rischio per una carenza di ferro? Sicuramente coloro che nell'alimentazione inseriscono pochi alimenti ricchi di ferro, oppure che assumono poca vitamina C, gli anziani, gli sportivi, chi prende alcune categorie di farmaci, le donne ovviamente per le mestruazioni, ma anche le donne in gravidanza in cui è consigliata una supplementazione proprio di ferro. Ci sono poi ovviamente anche può essere, diciamo, l'anemia da ferro secondaria ad alcune patologie come chi si è sottoposto a gastrectomia, chi ha delle emorragie croniche o l'ulcera, quindi o anche un malassorbimento, per esempio come accade nella celiachia. La forma più disponibile di ferro è il ferro eme, che si trova soprattutto negli alimenti di origine animale, e sono molte, diciamo, le sostanze che possono favorire o diminuire l'assorbimento di ferro da parte dell'organismo. Quello che l'aumentano è sicuramente l'acido ascorbico, mentre invece le sostanze che diminuiscono l'assorbimento di ferro da parte dell'organismo sono gli iftati e gli ossalati. Ovviamente quando si ha una minore introduzione quindi di ferro rispetto a quello che viene perso dall'organismo, si può andare incontro a una carenza di ferro che inizialmente può essere sintomatica perché si ha comunque si vanno a prendere le riserve di ferro. Quando questa cosa poi continua nel tempo, ovviamente si incominciano ad avere le prime alterazioni dei valori del metabolismo del ferro, i primi disturbi che possono essere quindi la debolezza, la stanchezza, ma anche l'alterazione di alcune funzioni cognitive, fino ad aggiungere poi all'anemia vera e propria, che è un'anemia di tipo microcitica e ipocromica. Chiaramente quando si ha una carenza di ferro si può anche diciamo, porre rimedio attraverso l'alimentazione e magari con l'introduzione di un integratore di ferro. Quando invece si ha proprio una diagnosi di anemia conclamata, quindi anche da parte del medico, eccetera, c'è bisogno di assumere il ferro in dosi farmacologica. Però veniamo all'aspetto che, come diciamo, più ci interessa, cioè quello dell'alimentazione. Il ferro in effetti è contenuto in tantissimi alimenti, sia di origine animale che di origine vegetale, con una differenza però importante che andremo a vedere dopo. In linea generale possiamo dire che sicuramente è contenuto in grandi quantità nelle carni rosse, il vitello, il manzo, ma anche tra gli affettati per esempio la bresaola, ma anche nell'uovo. Tra le carni bianche sicuramente la carne di tacchino ne è particolarmente ricca, ma diciamo appunto anche in quelli vegetali, quindi la farina di frumento, i cereali integrali in genere, le lenticchie, gli spinaci, gli asparagi, ma anche le noci secche. Quindi diciamo che è contenuto in una grande gamma di alimenti, però con una differenza, che quelli di origine animale sono più il ferro contenuto negli alimenti di origine animale è più biodisponibile, cioè è più facilmente assorbibile da parte dell'organismo. Quello di origine invece vegetale no. Quindi quello che possiamo fare come abbiamo anticipato prima, per aumentare la quota di ferro assorbita da parte dell'organismo è sicuramente abbinarlo all'acido ascorbico, quindi alla vitamina C, che in pratica significa magari aggiungere o condire sempre delle verdure, per esempio con del succo di limone. Altre cose che dobbiamo sicuramente sapere è che dobbiamo ridurre il consumo di alcolici, di caffè, evitare il fumo di sigarette e possiamo comunque fare una regolare attività fisica a seconda che del nostro livello, insomma, di attività e che le condizioni di salute ci permettono di fare.
gli ulteriori approfondimenti, come sempre, vi rinvio all'articolo che troverete sul sito e sui social di Cilento Channel, sulla mia pagina Facebook, anche Studio Nutrizione e Benessere. Vi invito come sempre a scrivere un'email a nutrizionericci@virgilio.it per suggerire argomenti o per porre delle domande e ci rivediamo come sempre la settimana prossima, sempre su Cilento Channel, per un nuovo appuntamento della rubrica Nutrizione e Benessere. Ciao!